non è che stasera ci siano tante parole, sento ringraziare tutti quelli che sono stati con me quest'anno, perché per me la prima anno in Serie B è stato un percorso incredibile che si è chiuso a 2 minuti dalla fine della stagione, quindi io primo pensiero è ringraziare tutti quanti. Sulla partita si può dire 100.000 cose, ma io credo che quando arrivi all'ultima partita è normale che tu non sia leggero come la prima. Io penso che, e vorrei anche chiudere il pensiero sulla partita, concedetemelo che se tu prendi un palo a 10 minuti alla fine, 12 minuti alla fine e poi prendi gol a 2 minuti dalla fine, vuol dire che deve andare così. Io me lo sono perso perché sono sceso negli spogliatoi, però io credo che i ragazzi meritassero questo applauso, come tutti quanti insieme noi facciamo simbolicamente un applauso a tutta la città di Bari e a tutti quelli che ci hanno accompagnato e spinto quest'anno, perché mi è sembrato di vivere un sogno e di vivere in un tutt'uno con la nostra tifoseria. Stasera c'è poca voglia di pensare al futuro, stasera c'è tanta voglia di provare a chiudere gli occhi e poi da domani si proverà a pensare al futuro.